Bentornati. Allora, oggi parliamo non di un bravo direttore, non di un ottimo direttore, ma di quello che potrebbe essere stato il miglior direttore di sempre. Questa cosa non lo dice il sottoscritto, il cui parere vale più niente che poco, ma l'hanno sostenuta direttori di una certa importanza come Giulini, come Masel, come Celibidache e come Karajan. Il quale diceva che l'unica cosa che lo turbava e lo rendeva un po' nervoso era quando faceva un concerto e sapeva che tra il pubblico c'era Ferrara. E quando un dio della direzione come Karajan, a livello musicale e soprattutto a livello di ego, si sente in qualche modo intimorito dalla presenza di un altro direttore, beh, voi capite che quell'altro direttore non è esattamente uno qualunque. Franco Ferrara è stato un'irripetibile summa di tutte quelle che sono le caratteristiche di un direttore d'orchestra concentrate nella stessa persona. Una musicalità pazzesca, una memoria prodigiosa, un orecchio al limite del sovrumano, e in più era pianista, violinista, organista, compositore. In altri termini, se c'è un qualcuno che prima che nasciamo, decide quali doti dare a ognuno di noi, beh, quel giorno quel qualcuno forse era distratto e è andato tutto insieme nella stessa persona, invece che dividerlo in tante, tante altre. E allora, stante questo giudizio, com'è che l'uomo della strada, non conosce Ferrara quanto probabilmente conosce Karajan? Perché il destino è stato beffardo. Cioè, con lo stesso destino che le caratteristiche che sarebbero servite per fare 10 ottimi direttori le ha concentrate in un unico uomo, appunto è stato beffardo perché prima gli ha dato queste possibilità, gli ha fatto fare una carriera strepitosa, ancorché abbastanza breve, e dopodiché gli ha tolto la possibilità di esibirsi. Perché Ferrara, a causa di una malattia mai del tutto chiarita, che negli anni si è detto che c'erano problemi psicologici, si è detto che era problemi di epilessia, insomma, è stato sottoposto anche a elettroshock, insomma, anche a cure molto, molto dure. Non abbiamo una risposta definitiva, però apparentemente sembra che poi, la causa della sua malattia fosse una scarsa ossigenazione del sangue. E a causa di questa malattia lui crollava, cadeva, cioè mentre stava dirigendo cadeva dal podio. Però non è che cadesse e sveniva, cadeva e restava, diciamo così, in un certo senso cosciente, ma non riusciva più a muoversi, non aveva più il controllo dei propri arti, né superiori né inferiori. Quindi, ovviamente, più di un concerto fu interrotto a causa di questa terribile malattia, cioè capite che scherzo beffardo del destino è stato, dopodiché a un certo punto Ferrara decise di non dirigere più, causando forse il più grosso spreco musicale della storia. Decise di non dirigere più, almeno in concerto. Si dedicò con un grande successo alla direzione di colonne sonore, ne diresse tantissime. Perché questa cosa, evidentemente, essendo in uno studio di registrazione e non in un concerto, probabilmente gli consentiva di gestire meglio, questo problema. Insomma, ci si poteva interrompere, si poteva riprendere. Un concerto, invece, una volta che è interrotto. Carriera quindi straordinaria che fece il direttore d'orchestra di colonne sonore, ne diresse, come ho detto, tantissime. Ve ne dico due su tutte: La Dolce Vita e Il Gattopardo. Ecco, giusto per capirci di che cosa stiamo parlando. La seconda cosa a cui si dedicò Ferrara dopo aver abbandonato l'attività concertistica fu l'insegnamento. Ebbe tantissimi allievi, i primi che mi vengono in mente: Renzetti, Aprea, Ciung, Benedetti Michelangeli, Gelmetti, Muti, Chailly, Oren, cioè una quantità di direttori che poi hanno fatto una carriera strepitosa sono passati prima dai suoi insegnamenti. Ho letto da qualche parte che lui diceva, insomma, che in realtà lui dirigeva attraverso i suoi allievi. Per fare però un video su Ferrara, non volevo fare uno sterile elenco delle cose che ha fatto, anche perché, insomma,
Basta andare su Wikipedia e come dire, la sua carriera la potete desumere da lì e riguardo quello che ha fatto potete trovare tante informazioni. Io volevo fare una cosa un po' diversa, cioè il cercare di avere di Ferrara una testimonianza diretta di chi l'ha conosciuto, di chi l'ha frequentato per anni, di chi era in rapporti ancora molto più stretti che non semplicemente insegnante allievo e di chi ha veramente assorbito, credo, tutto quello che il maestro poteva dare. Ecco quindi che entra in gioco l'amico Gianluigi Zampieri, che avendo studiato appunto con Ferrara, essendo stato uno dei suoi ultimi allievi, avendo frequentato per tanti anni, mi ha fatto dire: ma chi meglio di Gianluigi? Voi sapete quanto io stimi Zampieri, l'ho detto in tanti video, per me è uno dei due o tre migliori direttori che io conosca, musicista immenso. E quando un musicista immenso, quale io ritengo essere Gianluigi, mi dice o afferma quello che sono lo devo a quel signore là, ovviamente insomma, no, non può che stimolare ulteriormente la mia curiosità, anche perché Ferrara è scomparso da quasi 40 anni e quindi non è facile entrare in contatto con qualcuno che l'ha frequentato per tanto tempo per poter avere una testimonianza diretta di quello che era Ferrara. E quindi, appunto, come detto, entra in gioco l'amico Gianluigi, dal quale io vorrei capire, un qualcosa dell'uomo Ferrara, dell'insegnante, e approfondire anche alcuni aspetti che sfociano quasi nel paranormale, anche per capire se questi episodi, questi racconti sono veri, sono reali, oppure sono frutto di quell'aura, di quella leggenda che ha contornato Ferrara per così tanti anni, che come sapete molte volte nel mito e nella leggenda, soprattutto passando di bocca in bocca, gli episodi si trasmutano, spesso e volentieri si ingigantiscono, quindi uno ha fatto così e viene raccontato che ha fatto così, insomma, ecco. Per cui nessuno meglio di chi queste esperienze e questi episodi li ha vissuti in prima persona potrà raccontarci anche tramite aneddoti, oltre che ovviamente tramite il filtro della sua personale sensibilità, quella che era la figura di Ferrara. Allora, il progetto originale era un po' diverso. Io l'intenzione era di registrare appunto questa intervista che ho fatto qualche giorno fa con Gianluigi Zampieri e poi l'intenzione era di sforbiciare qua e là per poi farne un video normale. In realtà, alla fin fine, vi dico francamente, non ce l'ho fatta e quindi, salvo alcune piccolissime cose che ho sforbiciato qua e là, la chiacchierata che vedrete è quella integrale che abbiamo fatto. Solo il problema è che diventava eccessivamente lunga, non era possibile metterla in un unico video. Chiedo quindi scusa a Gianluigi se a un certo punto interromperò bruscamente la chiacchierata che abbiamo fatto e la riprenderò in una seconda parte che verrà pubblicata nelle prossime settimane. Per cui godiamoci questa prima parte della chiacchierata fatta con Gianluigi Zampieri, poi ci vediamo alla fine. Eccoci qui nello studio. L'ospite, come ve l'ho detto, è Gianluigi Zampieri, uno degli allievi più illustri e che più ha conosciuto il maestro. Quindi ho pensato che nessuno più di lui potesse darci una testimonianza vera e soprattutto approfondita di quello che era, di quello che era Franco Ferrara. Allora, Gianluigi, innanzitutto benvenuto. Grazie Senti, noi ci dell'invito. conosciamo da tanti anni, Non tanti anni, diciamo quanti anni, ma perché tanti. all'epoca si scriveva numeri romani a nostra data. Esatto. E una cosa che mi ha sempre sorpreso positivamente è il fatto che tu per anni ricordo su Facebook, tu che non sei uno di quelli insomma che vive sui social, però per anni c'era almeno un post all'anno su Franco Ferrara in cui praticamente dicevi in sostanza quello che so, quello che sono, lo devo a questo signore. Sì. Allora, a me la cosa che ha colpito è che a distanza di quasi 30 anni ormai, di quasi 40 anni dalla scomparsa di Quasi 40, sì. Dalla scomparsa di Ferrara, mi è subito una. E è stato un personaggio di cui abbiamo sicuramente una testimonianza tramite le altre persone che raccontano cose che ormai sfiorano la leggenda, è quasi l'incredibile, nel senso che non ci si crede.
per quello che faceva e per quello che era. La cosa che mi ha stupito è che, ripeto, che in un'epoca di oggi in cui se non hai dei video praticamente non esisti dal punto di vista mediatico, dopo 40 anni una presenza di questo tipo senza una grossa parte video e ahimè anche con una parte discografica alla fin fine abbastanza limitata, sia ancora così presente, non tanto ovviamente come te negli ex allievi, nei musicisti che gli devono qualcosa, questo ci starebbe anche, ma anche, cioè, tu non hai idea di quante persone semplici appassionati di musica classica o di direzione orchestra mi stanno chiedendo da mesi, 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 ma quando è che facciamo un video su Franco Ferrara? Ma è possibile? Per cui io, colpito da questa cosa, ripeto che dopo 40 anni sia ancora così presente nella memoria collettiva, ripeto, del pubblico ancor più che dei musicisti, la figura di Franco Ferrara, mi sono detto, beh, bisogna parlare con qualcuno che l'ha conosciuto, frequentato. Per cui io ho già parlato abbastanza, vorrei parlare pochissimo, vai a ruota libera, poi ogni tanto magari interverrò e ti chiederò qualcosa, ma partiamo innanzitutto da quello che è proprio il tuo, ho ad oggi ancora il rapporto con lui, di credo quantomeno di ammirazione, ecco, non Partiamo se. proprio dall'oggi. Mi aggancio a quello che dicevi tu adesso, introducendo il nostro incontro. Partiamo dalla società, dal momento storico. Noi oggi, non presenti sui social, non esistiamo. Purtroppo è una realtà. Questo riassume, se vogliamo fare della sociologia da bar, riassume la politica di proiezione, di marketing, di esposizione che ognuno può gestire o amministrare. All'epoca in cui era attivo il maestro, tutto questo non c'era. Diciamo che l'epoca mediatica per il direttore d'orchestra nasce con Karajan, anche se i prodromi della divulgazione nascono con la nascita della stereofonia, quindi con il trasferimento di Toscanini in America e con la cooptazione del figlio Walter nell'RCA di Sarnoff. Furono loro i primi a divulgare questa figura paradigmatica. Ma tornando all'epoca moderna, proprio quella dell'immagine, è Karajan quello che ha dato la svolta a tutto. Ma stiamo parlando di un'epoca in cui Franco Ferrara già aveva terminato la sua attività, era rimasto soltanto presente come insegnante, aveva anche terminato l'esperienza della direzione delle colonne sonore. E quindi, tornando indietro, facendo un salto di secoli, Bach, per sapere come suonava Buxtehude, andò di persona a Lubecca. Quindi, in questi due nodi temporali avvengono varie cose, ci sono vari fenomeni. A me raccontava, per esempio, mi raccontava Carlo Maria Giulini, che Handel è stato l'inventore del concerto a pagamento, del recital con i biglietti e quindi anche del management, usando un termine moderno, che Liszt e Paganini sono stati i due primi testimonial, all'epoca non si diceva testimonial ovviamente, del loro strumento, così come Gazzelloni lo è stato per il flauto in tempi più moderni. Cioè, Ferrara era totalmente avulso da tutti questi meccanismi. A parte il fatto che era totalmente inconsapevole delle doti che aveva e che per noi erano evidenti e sorprendenti ad ogni occasione. Però per quello che riguarda appunto la comunicazione di massa e i mezzi, all'epoca non c'era nulla. E questo all'epoca, sulla scia di una fama che comunque era stata dirompente, marcante, come il suo debutto alla Filarmonica di Berlino, invitato da Furtwängler, e altre apparizioni che sono poi riportate nella meritoria e grandiosa biografia che ha scritto Roberto Liso ormai 10 anni fa, per la quale ha impiegato quasi 30 anni. Beh, a livello di divulgazione d'immagine, all'epoca in cui lui terminò, andò scemando la sua attività, la fame era ancora viva, ovviamente, ma a 40 anni dalla morte può risultare strano. Beh, allora io oscillerei tra la memoria storica, che
ovviamente è rimasta appannaggio di noi che l'abbiamo conosciuto. Io in effetti sono stato l'ultimo a conoscerlo, essendo stato l'ultimo allievo temporalmente, forse anche qualitativamente, non sta a me dirlo, però io da subito ho cominciato a raccogliere materiale fotografico, anche così acquistandolo su cataloghi presso case d'asta, perché volevo dei ricordi, e perché a casa mia non c'è un angolo dove non ci sia una foto del maestro che mi osserva, che mi tiene sotto controllo, che mi inciti a studiare, nonostante io a mia volta inciti i miei studenti, ma diciamo che è un modo di incitare con un peso specifico assolutamente diverso. E oggi, dopo 40 anni, è sorprendente. Perché? Perché Ferrara ha avuto la capacità di essere, continuare ad essere presente anche in termini che vanno, che sforano nel soprannaturale. Ed è, non fa parte soltanto della memoria dei ricordi o di una sorta di ossessione che possiamo avere alcuni di noi, come me o come Gilberto Serembe, il quale non manca mai di ricordare il maestro, certo, ai suoi stessi allievi. Il fatto di permeare la nostra attività, la nostra memoria e quindi la trasmissione del nostro bagaglio alla generazione successiva ha fatto sì che Ferrara, senza far nulla, sia rimasto nella memoria. Vedi, tu sei direttore d'orchestra come me, ma sei una persona lucida e raziocinante. La direzione d'orchestra è diventata, al giorno d'oggi, in una società compulsiva e dominata dall'immagine, diventata una sorta di terapia contro l'impotenza o la frustrazione, ma non parlo di impotenza sessuale, parlo proprio del vorrei ma non posso. Dopo che è morto il maestro sono fioriti allievi postumi, io ne ricordo soprattutto uno che ha imperato dalle mie parti per molti anni. Non è l'essere allievo di Ferrara un motivo di merito o una riga in più di curriculum, è l'aver vissuto momenti sia davanti all'orchestra che anche soltanto davanti alle partiture, ma fosse anche davanti a una tavola apparecchiata a mangiare una pizza. Era occasione per poter imparare qualcosa di lui, ma soprattutto per solidificarci la colonna vertebrale come musicisti. Questo, a questo vorrei arrivare. E l'insegnamento reale e tangibile, a differenza, ovviamente in ognuno di noi c'è un modo di esprimersi, sia gestuale che anche a livello di idea musicale, diverso, è normale, ognuno ha la sua individualità, ma quel senso di rigore, di rispetto verso la pagina, verso il segno, verso la nota, verso l'autore, anche ricorrendo a degli arbitri, ad adiuvandum, per poter sopperire a delle lacune di orchestrazione, tutto quello che vogliamo dire, ma la colonna vertebrale è stata la vera cosa che ci ha trasmesso. Perché? Intanto era un uomo assolutamente integro e scevro da qualsiasi compromesso. Era una persona che avrebbe potuto, con ciò che aveva, a parte nella testa, ma nelle mani, la miniera d'oro che poteva essere, parliamo in termini moderni, il business della direzione d'orchestra. Lui ha trattato la materia in forma rituale e proprio di trasmissione di un testimone. Lui è stato un nucleo generatore, è stato quello che ci ha mandato a fare questa sorta di olimpiadi, dandoci la torcia in mano e guardando il momento in cui ci dava l'aire per poter intraprendere la corsa. E io mi sono sentito mutilato dalla mancanza di questa presenza, e quindi ho sopperito a questo con tutto ciò che potesse riguardarlo, fossero fotografie, fossero quelle poche registrazioni ancora in vinile 78 che esistevano. Poi piano piano,
con l'avvento di internet riuscire a trovare altro materiale, anche delle registrazioni, sia grazie sempre a Roberto Liso e a Gabriele Ferro, che molti anni fa fecero una presentazione di registrazioni del maestro, poi riportate nella biografia, ma anche Keith Goodman, musicisti, colleghi e collezionisti che hanno reperito del materiale. E questo per me quotidianamente è un motivo di memoria. Io non ho giornata nella quale io non dedichi un minuto di raccoglimento e di riconoscenza verso il maestro. Da vari anni questo minuto di riconversione l'ho tramutato anch'io come qualcosa da trasmettere agli studenti. Termino questa parte autoreferenziale, però per me è molto importante, ha un grosso valore. Negli anni io ho avuto occasione tanto di sentirmelo chiedere, in altri casi di invitare qualcuno ad andare a trovare il maestro e portargli due fiori. E non sono state tantissime le persone. Cioè, la prima incursione la facemmo con l'orchestra. La gloriosa orchestra della Filarmonica di Russia, la Bulgaria, che era il supporto rinunciabile ai corsi che si facevano all'Accademia di Giana, e furono loro l'anno dopo, per voce del loro direttore Alipin Aidenov, che era stato lo storico assistente di Ferrara insieme a De Bernard, e fu lui a chiedermi di portare l'orchestra a Roma, da Siena, con il Pullman. E facemmo un'autocolonna e entrammo al cimitero, un silenzio che gelava, nonostante fosse luglio dell'86, e andammo in processione dal maestro. E negli anni io ho portato gli studenti che ho sentito più vicini a me, per un motivo molto semplice, perché proprio ritornando a questo atteggiamento di autoreferenzialità che ci porta a manifestarci come se noi avessimo creato la musica e tutto quanto venga da noi, come noi fossimo degli artefici, ognuno di noi si sente il demiurgo della musica. Assolutamente no. È giusto che gli studenti sappiano che quello che gli viene trasmesso viene a sua volta da qualcuno. Per cui, se sappiamo, se vogliamo sapere dove stiamo andando e vogliamo sapere chi siamo, dobbiamo sapere da dove veniamo. Ed è per questo che io, nei vari anni, ho portato tra studenti e colleghi, giovani colleghi, ho portato Giovanni Panella, Pavel Gorajski, vecchio amico e collega di studi, Daniele Moles, e altri studenti che ho avuto, portato a conoscere il maestro, per sapere che tutto ciò che è nostro per noi viene da lì. E penso che sia un atteggiamento di onestà intellettuale, ma anche di dimostrazione ulteriore di riconoscenza. Non è un caso che anche tra i miei nuovi studenti che ho negli ultimi 2 anni a Perugia, una violinista nuova arrivata all'inizio dell'anno scorso e con la quale si è instaurata una comunanza di obiettivi mirata ovviamente al suo futuro, e domani verrà a Roma e di comune accordo abbiamo deciso che prima di studiare andremo a trovare il maestro, perché così è giusto che lei lo conosca. E Carlo Maria Giulini sentì un grosso peso l'anno dopo che morì il maestro, perché fu invitato dalla Chigiana a prenderne il posto per il corso di direzione d'orchestra. La risposta di Giulini fu: Franco è insostituibile, posso rendermi disponibile per una masterclass, un seminario, all'epoca non si usava masterclass, si usava Sì, vabbè, seminario, ok. di una settimana, perché io non posso sostituire Ferrara. Non solo, ma negli ultimi 2 anni di presenza del maestro a Siena, Giulini fu invitato da Guido Turchi a tenere degli incontri, conferenza sulle quattro sinfonie di Brahms. E
La prima volta che arrivò Giulini a Siena, gli allestirono tutto un altare nella sala Micat in Vertice, c'era il tavolo con la poltrona d'onore. Giulini arrivò, salì sul palco, si mise seduto sul tavolo. Immagina Giulini seduto su un tavolo con le gambe accavallate. Si presentò e disse: signori, siamo qua per parlare di sinfonie di Brahms. Fatemi le domande, quello che so vi rispondo lo so. Quello che non so lo chiediamo al maestro Ferrara che è qua in sala. E l'ultima cosa riferita a Giulini è che anni prima che succedesse questo, a dimostrazione della modestia unita alla grandezza di certi uomini, mi disse, dandomi del lei, io avevo 15 anni, ci vede, nella storia genio è chi crea. E quindi rimarranno Bach, Mozart, Beethoven. Noi esecutori siamo solo bagagli in transito. Questa è una cosa devastante, perché ti uccide l'ego nel momento in cui tu lo stai costruendo. E nel mio caso è stata una terapia preventiva. Questi moniti di Giulini e la grandezza di Ferrara che ti raccontava: ah, sai, quella volta a Bologna eravamo io, Toscanini, Respizia. Tu entri in un turbinio di storia raccontata da qualcuno che l'ha vissuta e l'ha fatta. E allora in quel caso dici: vabbè, lascio perdere, lascio stare, faccio un altro mestiere. Oppure mi dedico ad altro. Accetti la tua normalità e la vivi serenamente. Ed è stato questo il binario sul quale io mi sono instradato. E oggi, alle soglie dei 60 anni, io vivo la mia normalità sempre nell'ottica della riconoscenza di quello che mi hanno dato. Non mi hanno limitato certe figure, diciamo, non mi hanno fatto sentire inferiore, perché già sapevo di esserlo, quindi non mi hanno reso frustrato, ma mi hanno dato la piena consapevolezza di ciò che posso fare e dove mi devo fermare, soprattutto dove mi devo fermare. Sono delle cose che io non ho mai fatto in concerto e mai farò, perché sapere dove la gamba può fare il salto, che non sia troppo lungo, è una buona misura di salvezza e di sopravvivenza. Certamente. Senti, hai parlato di Giulini, ma insomma sono stati tantissimi direttori, ma di livello mondiale, che avevano per Ferrara, ma dire un'ammirazione forse può anche essere poco. Insomma, sai, circola, non so se sia leggenda metropolitana o meno, che Karajan fosse nervoso solo se sapeva Karajan, che il pubblico c'è un episodio, raccontaci. Sì, c'è un episodio storico alla Rai di Roma, credo che fosse il 63, e Karajan dirigeva il Magnificat di Bach all'Auditorium del Foro Italico. E come spesso faceva Ferrara con noi, ti telefonava a casa, ovviamente, perché non c'erano cellulari all'epoca, e ti diceva: andiamo a trovare questo, andiamo a trovare quest'altro. E si andava a prendere il maestro in macchina o col taxi, si andava al Foro Italico, si andava a Santa Cecilia, che era vicino a casa sua, e ovviamente noi un passo indietro, lui avanti, entrava, perché comunque era stato di casa in certi posti, era stato il padrone di casa. Quindi entrava lui con l'assoluta nonchalance con la quale varcava il portone di casa a Piazza Cavour, e nel mentre entrava cambiava la temperatura, cambiava la tensione nella sala, perché lo si vedeva affiorare dalle scale, gli orchestrali lo vedevano, ma il direttore no. E quindi quando il direttore, che sta parlando di direttori con la D maiuscola, si accorgevano che qualcosa stava cambiando, gli sorgeva il dubbio: cosa sta succedendo? Si giravano e se lo trovavano lì. E allora davano pausa, così, intraprendevano argomenti per evitare che lui fosse presente nel momento della prova, perché sentivano la soggezione. Soggezione che sentivano che gli incuteva un uomo che era assolutamente inoffensivo, perché non poteva salire sul palco, perché non c'era la competizione delle 5 stelle, delle recensioni dei dischi, non c'era nulla. Gli ascolti, lo share, Spotify, non c'era assolutamente nulla. C'era la storia. E la storia, nonostante si fosse interrotto, era rimasta viva. E questo direttori come
come Karajan, come Celibidache, come altri la sentivano. Io ti posso raccontare che nel 1982, nel giugno 82, Gelmetti, lungimirante e devoto, forse il più devoto di tutti, come si può vedere anche nelle testimonianze che ha lasciato ad Anton Giulio Nofri nel documentario Il maestro caduto dal podio, Gelmetti come direttore stabile dell'Orchestra Sinfonica della RAI, organizzò un concerto per il compleanno, per i 70 anni del maestro, 70 anni che lui aveva compiuto l'anno prima, e l'anno prima non era stato possibile farlo, quindi lo fece l'anno dopo, perché disse che era doveroso celebrare un anniversario giubilare, anche se il maestro su certe cose era un po' superstizioso, ma gli piaceva in fondo. E allora organizzò un bellissimo concerto dove c'era solo un intruso che era il direttore ospite dell'orchestra della RAI, era Jerzy Semkov, che però era una persona gradevolissima e partecipò anche lui, diresse il Coriolano. Questo concerto fu aperto da Bruno Aprea con una gazza ladra smagliante, meravigliosa. E in quel programma diresse Lorenzetti, Gelmetti, Gabriele Ferro, Aldo Ceccato. Fu un concerto bellissimo e, come spesso capitava, il maestro mi dava i biglietti, va, vieni anche tu, sì, bene, e mi dà i biglietti. E mi dà dei biglietti nell'inizio del settore B dell'auditorium, quindi sopra la rampa, la prima rampa di scale, se è rimasto come lo ricordo io. E sai, nell'attesa che entri l'orchestra, cioè il vociare del pubblico, perché non era un concerto in stagione, era un'occasione particolare, sala piena, tra l'altro, sala piena, di amici, colleghi, anche gente normale, cosiddetti melomani. E io a un certo punto mi sento fare toc toc su una spalla e dietro di me c'era Seiji Ozawa, venuto apposta a vedere, senza dirigere, venuto come spettatore a vedere questo concerto. Ma la cosa che poi mi lasciò sorpreso, qui siamo nell'82, che l'anno dopo Ozawa venne a Roma, dopo aver girato il mondo 18 volte sicuramente, venne a Roma con la New Japan Philharmonic e il maestro, come al solito, ci andiamo a salutare Seiji e andiamo al concerto. Fu un concerto stupendo e alla fine del concerto andammo su in camerino a Santa Cecilia e Ozawa ci venne incontro e ci abbracciò a tutte e due, cioè, trattandoci da pari a pari. Io poi su queste cose che io le quali ancora oggi non riesco a capacitarmi, anche Ozawa poi scoprì che gli aveva fatto da assistente a Tanglewood insieme a Bernstein, cioè Ferrara a Tanglewood, invitato nel 77, lo può testimoniare Antonello Allemandi che era presente, cioè, aveva come assistenti Bernstein e Ozawa in un'epoca in cui soprattutto Bernstein, ma Ozawa era Boston Symphony, non era nella bassa provincia, erano due figure cardine nella musica americana, direzione d'orchestra. E Bernstein era già Bernstein, sì, Ozawa era giovane, ma era Ozawa. E Ferrara però si poteva permettere, non volendolo, erano loro che si erano comunque posti come, non solo come anfitrioni, ma come collaboratori, di avere assistenti Bernstein e Ozawa. Oggi non sarebbe possibile. E tanto le figure, soprattutto queste nuove, che sono anche un po' caricaturali, tanto sono autoreferenziali e mediatizzate, che nessuno farebbe da assistente all'altro, soprattutto gente di grido, gente in voga, gente che sta sulle copertine, gente che posta nella vasca da bagno o in costume, cosa che non ha nulla a che fare col ruolo rituale del direttore d'orchestra, chi si presenta con le unghie smaltate o i capelli ossigenati, quelli che fanno suonare l'orchestra in piedi. Oggi devi bucare il video, all'epoca dovevi bucare le orecchie perché non ti si vedeva. Ecco, questa è la differenza in sostanza, che all'epoca, da Bach con Buxtehude fino a noi con Toscanini, così, noi ascoltavamo
Io ho visto per la prima volta Toscanini in video, una visione privata, quando arrivarono i microfilm della NBC tramite la RCA, arrivarono nell'80 a Roma. Io riuscii a intrufolarmi a una visione privata e rimasi fulminato a vedere Toscanini sul megaschermo Certo. e fu traumatico. Però devo dire che siccome ero cresciuto con questa leggenda di quest'uomo che cadeva dal podio, e poi quando lo conobbi, aspettavo ovviamente il momento di vederlo dirigere, non per vederlo cadere, come facevano alcuni negli anni 50, che andavano ai concerti, andiamo a vedere Ferrara che cade. No, io ero curioso di sapere se quello che mi era stato raccontato, che quando quest'uomo saliva o si avvicinava al palco qualcosa cambiava, beh, io ho avuto modo di viverlo in prima persona in 3 occasioni, esattamente 3 occasioni. La prima era un corso post Siena che lui teneva a Roma ed era nella sala del conservatorio, era credo fine agosto, primi di settembre del 78, e ad un certo momento salì e diresse una parte dell'ouverture, che già è brevissima, delle nozze di Figaro. E io lì già ebbi la sensazione. Ce l'ebbi già in quel momento. Se oggi qualcuno può dire che io sia ossessionato dalla memoria del maestro, in parte è vero, lo ammetto, ma io sono un ossessionato lucido, non sono un visionario, non ho fenomeni di questo genere. Beh, questa fu la prima volta. La seconda fu nell'agosto del 1983, e lì ci sono altri testimoni, momento in cui un direttore tedesco di nome Patrick Stroob doveva dirigere il preludio dei Maestri Cantori. Oh, il buon Stroob salì e iniziò, fece tutta l'esposizione. Ad un certo punto non so cosa successe, cosa c'era, cosa ci fosse che non andava, però il maestro si alzò dalla sua sedia, dalla sua poltrona, la prima di all'equatore del teatro Metropolitan a Siena, quasi correndo, cosa che non poteva fare, avendo problemi dovuti ai postumi dell'ictus del 77, si arrampicò su questa scala di legno, tirò fuori una matitona dalla tasca e cominciò a dirigere. Lì non solo io ebbi la conferma di quello che avevo visto anni prima, ma ebbi la sensazione che la seduta della mia poltrona, di quelle da teatro, no, che si ritirano su da sole, mi stesse spingendo e mi stesse facendo alzare in piedi. Tant'è che sia io che altri, mentre il maestro dirigeva, ci siamo ritrovati in piedi. Questo mi successe anche con Celibidache una volta nell'86, qui a Roma, a un concerto memoriale di Franco Ferrara durante la quarta di Schumann. Un'altra volta, invece, successe l'anno dopo, nell'84, quando durante una lezione si stavano facendo i 3 notturni di Debussy, e durante il primo notturno, il maestro fece la stessa cosa, si avvicinò al palco, salì, non diresse moltissimo, erano soltanto delle indicazioni che dava per lo più con la sinistra, e già quelle cambiarono l'atmosfera. Poi quelli più medianicamente vulnerabili come me, anche se ripeto non sono un visionario, beh, hanno sentito cambiare la temperatura. Quando si muoveva quell'uomo o quando pensava qualcosa, succedeva qualche fenomeno, accadeva. Però, Ah, lo siccome sai non che sono. una cosa del genere me l'ha detta Umberto Benedetti Michelangeli quando mi diceva che c'era in quest'uomo un qualcosa di lui ha usato l'aggettivo soprannaturale, insomma, però qualcosa di non spiegabile con la sua Ci stessa sono gli episodi presenza. del quotidiano, nel quotidiano proprio, sai, spicciolo, si passavano spesso delle mattinate a casa sua a
a studiare, a consultarci. Sì, a consultarci. Noi consultavamo lui e, che ne so, suonava il telefono, che all'epoca era un telefono, lui aveva un telefono rosso, bordeaux, orizzontale, ma sempre con il disco, e lui si metteva il dito, si girava. Quindi tu sapevi soltanto che suonava il telefono, non potevi sapere chi ti stesse chiamando. E ogni volta che suonava il telefono, lui con assoluta naturalezza dice: rispondi, questo è Massimo De Bernardo, oppure rispondi, questo è Sollima da Palermo. E ogni volta io rispondevo e mi trovavo dall'altra parte della cornetta quello che lui aveva annunciato. E non aveva l'appuntamento, aspetto la telefonata di... Ma questo succedeva veramente, era diventato ormai routine. E qui ogni volta io poi lo guardavo, guardavo il telefono e rimanevo sempre interdetto, però facevo finta di niente. Ma di episodi di questo genere ce ne sono molti. E, allora, sulla sua capacità uditiva posso dirti che questa non è leggenda, ma è verità, e mi è stato testimoniato da chi era presente. Si parla degli anni 60, studi dell'RCA qui fuori Roma, via Tiburtina, erano gli studi grandi che gli americani avevano costruito nel dopoguerra, grandi colonne sonore sono state fatte, anche Harry Mancini ed altri venivano a registrare a Roma, e Ferrara stava registrando un anello per un film, come gli capitava sempre. E ad un certo punto fermò l'orchestra e disse: fermate il rullante. Lui sentiva un rullante che frusciava sotto e ovviamente gli dava fastidio. I musicisti della sezione delle percussioni gli dicono: maestro, ma noi qua non abbiamo il rullante, non c'è proprio, non era presente il rullante nella sezione, altri strumenti, ma non il rullante. Lì la cosa prese fuoco, perché lui sentiva il rullante e voleva che lo si fermasse. Insomma, dopo vari alterchi, vari momenti di tensione, non sto a dettagliare, alla fine, dopo che riprendono la registrazione e quindi lui riferma l'orchestra per questo rullante, entra un tecnico, un attrezzista dell'RCA con un tamburo sotto il braccio e gli dice: maestro, ma che è questo il rullante? Sì, ci mi deve scusare, l'hanno lasciato con la molla aperta nello studio di sotto. Cioè lui con l'orchestra... Vibrava praticamente per... Tu sai meglio di me come sono fatte le porte degli studi di registrazione. Sono così, non ci stanno questo. Sentiva il rullante. A quel punto, capisci, non si può parlare di leggenda. Poi tanti episodi che abbiamo vissuto noi in prima persona. Corde vuote suonate per caso in un infinitesimo di secondo e da lui individuate in orchestra. Lì non è questione di note sbagliate, è la questione di afferrare le vibrazioni sbagliate che c'erano in quel momento, che potevano essere concomitanti, fosse il rullante nello studio di sotto o fosse una quarta corda della viola in un accordo di La maggiore, fai conto, primo tutti della settima di Beethoven, quando entrano i bassi, la si torna e mi fa... Io sfido chiunque, a partire da me stesso, a sentire una delle 10 viole che tocca la quarta corda e quindi fa un do naturale. E lui lo sentiva. Ma guarda, io ti sto parlando di un Franco Ferrara conosciuto l'anno dopo aver avuto un ictus a Copenaghen il 7 maggio del 77. Quindi insomma, che già magari insomma aveva avuto un insomma, diciamo che poteva essere ammansito, ma ammansito è un eufemismo, perché non è ammansito proprio per niente. Però come ti potrà confermare Umberto Benetti Milangi, così come Bruno Aprea, come Franco Petracchi, tutti quelli che hanno qualche anno più di me, e non è colpa loro, però hanno hanno avuto il vantaggio e il privilegio di averlo conosciuto di più prima e per più tempo, ti possono confermare che lui era così. Lui aveva queste manifestazioni assolutamente quasi ai limiti dell'infantile, ma nemmeno adolescenziale. Veramente erano dei momenti in cui il fanciullino emergeva da questa faccia segnata da una vita che lo aveva provato più e più volte.
e se aveva delle uscite candidamente, lui nel portafoglio aveva la foto di Lea, che era un bassottino che io ho conosciuto, che ho portato a passeggio varie volte, e poi c'aveva vicino la foto di Padre Pio. Passava i pomeriggi a leggere Topolino, poi da Topolino passava ai libretti di Wagner che citava a memoria. È una persona che non riuscivi a inquadrare intellettualmente, perché aveva una risposta per tutto, e anche quelli che dicevano che Ferrara non fosse acculturato come altri, perché probabilmente non aveva fatto dei corsi di studio regolari, non andava a scuola con la cartella tutti i giorni, perché uno che ha cominciato a fare concerti, a dirigere a 9 e a 13 anni, non penso che avesse molto tempo per andare a fare le medie, il liceo, e forse nemmeno tanto bisogno. Allora, quando gli domandavi, cioè tentavi di domandargli qualcosa sulla anormalità di certi fenomeni, lui un po' si ritraeva e un po' sgattaiolava cambiando argomento, però io rimango dell'idea che lui non sapesse. Però l'ultimo episodio, e questo purtroppo ci dice che lui inconsciamente era consapevole delle sue capacità, ma non le avrebbe mai ammesse. L'ultimo episodio l'ho vissuto io, ad agosto dell'85, e ripeto, l'ho già detto due volte durante la nostra conversazione, io non sono un visionario, però mi succedesse adesso. Cercherei un bravo terapeuta, ma essendomi successo con il maestro ancora in vita, la cosa ha del soprannaturale e quindi non attiene alla mia vulnerabilità psichica o alla mia Mentale. permeabilità da questa ossessione, ma io ero nel secondo saggio finale alla Ghigiana. E dovevo fare il Coriolano. Allora, chi ha la nostra età o qualcosa di più si ricorda che quando c'era Carosello, la réclame del Petrus Bonecamp era fatta con questo che aveva il braccio e l'armatura di ferro che dava un pugno, e intanto c'erano i due do legati del Coriolano, sulla strappata del Fa minore il pugno cadeva giù. E allora, siccome l'epoca era quella, noi eravamo figli di Carosello, no? E allora io mi ricordo che entrai, c'era il pubblico dalla metà della sala in giù, e c'era lui che si era piazzato nella galleria del Cinema Teatro da solo. E quindi vedevo il maestro, no? Lo vedevo lì. Io appena entrato, che ci fosse o no il pubblico, la cosa non mi interessava. Mi interessava mirare alla galleria, vedere l'umore qual era prima dell'esecuzione, e soprattutto dopo l'esecuzione. Io quindi entrai, lo guardai e vidi lui che con il braccio mi fece il gesto del Petrus Bonecamp, dando il pugno così. E questo per incoraggiarmi. Io mi giro, faccio il mio dovere, finisce questo Coriolano, c'è un applauso del pubblico, io mi giro e guardo lui. Continuo a guardare sopra per vedere la sua reazione, per capire. Dalle smorfie si capiva al maestro quello che pensava, che reazioni avesse. Lo guardo, immobile. Dopodiché, fatta un'uscita, che era anche troppo, mi giro su me stesso e vado verso il retropalco. Sposto il sipario rosso e mi trovo il maestro dietro al sipario. Allora, tu in quel momento sei preso dalla centrifuga di emozioni che, uno, hai diretto, due, hai diretto davanti a Franco Ferrara, tre, non sai che reazione può aver avuto perché non ce l'hai lì, non è durante la reazione era estemporanea. Veniva Certo. su, o urlava, o ti diceva bene, ma comunque la reazione era lì. Tu ti trovi a dirigere un pezzo, per quanto breve, sono 8 minuti, quanti sono, 8 minuti. però tu stai col patema d'animo, come andrà a finire? Il Coriolano non finisce con quei tre pizzicati, finisce con la reazione del maestro. E io sposto questo sipario e il maestro che stava 3 secondi prima, nel settore B della galleria, in alto, non si sa come, per quale
telecinesi, io me lo Legge sono trovato in fisica. realtà. Io l'ho guardato con la faccia del terrore. Lui ha visto che avevo una faccia, se non mi interessava più il giudizio su come avessi diretto, ma mi chiedevo come avesse fatto un uomo che zoppicava, evidentemente, che camminava a ritmo giambico, anche in maniera piuttosto irregolare, a superare tutta la galleria, scendere due rampe di scale, passare nel cortiletto, salire per una scaletta e arrivare sul palco, che nemmeno un centometrista farebbe. E allora lui ha capito che nel mio sguardo c'era un interrogativo. Com'era possibile? Niente, mi dette una pacca sulla spalla e mi mandò via perché doveva entrare quello dopo. E questo argomento nei giorni successivi, ossia nelle 2 settimane di vita che gli sono rimaste, non l'abbiamo mai più affrontato, perché poi sono successe varie cose, siamo Certo, tornati a Roma no, e poi certo. sappiamo qual è la storia. Poi dopo lui il 5 settembre partì per Firenze e io l'ho rivisto soltanto all'obitorio di Careggi quando ero insieme a Francesco De Masi, a Massimo De Bernard, a Lorenzo Parigi e a quei pochi che erano lì in zona, Giovanni Pisano, che dopo la morte del maestro lasciò la musica e che ho rivisto dopo anni, ma molti di noi sono stati sul passo di lasciar perdere, perché ti senti veramente mutilato. La presenza di Ferrara, vista dall'esterno, poteva risultare incombente e oppressiva, e invece era assolutamente il contrario. Cioè, incombente sì, ma era sempre propulsivo, non Ecco, inibiva. scusami, ti volevo chiedere proprio questo, cioè, con gli allievi, visto che insomma hai parlato di una rigore quasi maniacale nel senso buono per la partitura e così, quindi come erano le sue reazioni nei confronti di quello di un errore di un allievo o della mancato rispetto di una dinamica o di un fraseggio o di un qualcosa che comunque non collimasse con quel rigore, Allora, era che tipo di reazioni riguardo al aveva? rigore, il rigore va visto come una sorta di allegoria, di simbolo, non ha una singola chiave d'accesso. Il rigore non è il rispetto per il segno, ma è il rispetto per il testo. E la differenza è sottile, nel senso che per rispettare il testo tu non puoi fare ciò che a Beethoven, ma soprattutto Schumann o anche Mendelssohn ti scrivono dando un fortissimo a tutti. Se poi andiamo su Dvorak, peggio ancora. Già una forma di rispetto per il segno la possiamo avere con Ravel, con Richard Strauss, con Debussy, che sapevano benissimo cosa stessero scrivendo e quale sarebbe stato poi l'effetto staccando la nota dalla carta. Ma all'epoca in cui si dava il fortissimo a tutti, ma il fortissimo era relativo. Oppure, laddove certi strumenti non arrivavano, vedi in Beethoven o in Schumann, dove era Schumann che non arrivava ad usarli nella maniera più ortodossa, beh, lì il rigore era vissuto in un altro modo, la chiave d'accesso del rigore era un'altra, sopperire alle mancanze e aggiungere quello che c'era bisogno di aggiungere nelle partiture. Ci sono delle piccole ma sostanziali e sostanziose modifiche o aggiunte, chiamiamole integrazioni, al Coriolano, per esempio, all'Egmont, nella parte precedente della coda, e in tutta l'ouverture del Manfred, anche nell'ultimo movimento della quinta di Beethoven, per esempio, ci sono dei momenti in cui lui ha messo mano per rendere giustizia all'autore e non per manometterlo o per modificare a sua immagine e somiglianza qualche cosa, perché anche lui era consapevole di quello che diceva Giulini, perché la generazione era quella. Genio è chi crea, noi siamo bagagli in transito, ma abbiamo una responsabilità. Ecco, il rigore era riconoscere al compositore ciò che gli si doveva, anche entrando nei
meandri dove l'autore non era riuscito. Questa è una cosa che noi non faremmo mai, bisogna Certo. saperla fare, e all'epoca la sapevano fare e lui sapeva fare meglio di tutti. E poi la reazione all'eventuale sbaglio era una roulette russa. Io anche su questo ho un episodio, ouverture del Flauto Magico, e a un certo punto, nello sviluppo, il flauto suona un re bemollo a posto del re bemolle. Allora, io mi ricordo che non fermai, perché mi ricordo, sapevo benissimo, che non si ferma l'orchestra bemolle sbagliata. Non fermai, alla fine fui fermato e il maestro mi fa: che ha fatto il flauto? Re bemolle, ah, l'importante è che l'hai sentito. Però, per dire, fosse successo un altro giorno e io avessi fermato per correggere una nota, mi avrebbe insultato davanti a tutti. Ma che fai? Fermi l'orchestra per una nota? A cosa serviva questo? A temprarti. Non serviva a umiliarti davanti agli altri, perché poi, in effetti, episodi di umiliazione dell'allievo io non ne ricordo né su di me né su altri. Non solo, ma una personalità così incombente, forte, avvolgente, non ha mai corretto la naturale gestualità dell'allievo. E questo è un capitolo molto importante, perché generalmente le scuole direttoriali tendono a omologare tutti. A fare dei piccoli Sì, si cloni? dirige così. Sì, si dirige così. Adesso io non sto parlando soltanto di una gestualità ormai nota, della quale si conoscono anche delle ragioni, delle cose come quella di Celibidache, ma anche di direttori più recenti, soprattutto da quando è cominciato il business dell'insegnamento della direzione d'orchestra, ossia del nulla nella maggioranza dei casi, e che si cerca di creare un pantografo dove tutti quanti sono aggrappati e si allargano e si stringono a seconda di come il maestro decide, come una sorta di burattinaio che li muove nello stesso modo. Questo depersonalizza l'allievo, che a volte la personalità nemmeno ce l'ha, e quindi tu gli radi al suolo quel po' che possa avere, e soprattutto gli inibisci la crescita. A quel Quindi diciamo punto, era più siccome la un storia... imparare a gestire la prova che non tecnicamente Sì. a Lui muovere. poteva anche intervenire su dividi su dividi e qualcosa del genere, ovvio che ci arrivava, ma dare una forma sua al gesto nostro non lo ha mai fatto, e questo è un grande segno di libertà. Bene, che dire, questa è la prima parte della chiacchierata fatta con Gianluigi. Io credo insomma che già tante cose siano venute fuori e tante altre ne vedrete nella seconda parte. Per cui preparatevi alla seconda parte che uscirà nelle prossime settimane. Nel frattempo iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto, se avete piacere abbonatevi e noi ci vediamo alla prossima puntata. Non mancate.